squadristi. Appena partita la Quixuno e per tener fede alla promessa che ci hanno fatto, all shot Nicola Montalbini, seconda posizione Mattia Torraco. Signori, due italiani in testa a gara 2 del campionato internazionale. È spettacolare, due piloti di punti del team Honda Cozzi in testa. Coglionazzi, questo pilota non diventerà mai in vita sua. Cazzo, la portoghese viene. Questo anche. Dunque, al di là di questo, Italia primo posto Nicola Montalbini, ce l'aveva promesso. Secondo posto Mattia Torraco. Adesso vedremo anche di recuperare Cesari numero 12, Amerigo Ventura e gli altri piloti italiani. Ecco che arrivano. Confermiamo sempre prima posizione per Nicola Montalbini, seconda posizione per Mattia Torraco. Nicola Montalbini sta allungando, Mattia Torraco sta mantenendo il gap a Montalbini e gli altri sono all'inseguimento. Finalmente Mattia non avrà problemi di polvere, se non quelli che gli creerà il buon Nicola. E comunque Mattia ci aveva promesso che questa volta le quattro pappine al giro non le pigliava. Vediamo se anche lui sarà di parola, per adesso i due ragazzi lo sono stati. Ecco, vediamo che arrivano, primo passaggio, cioè secondo passaggio, sono già passati una volta, poi abbiamo aperto, eccolo Nicola Montalbini, ed ecco che arriva Mattia Torraco, grande Mattia, vediamo se può entrare in quattro posizione, vediamo l'americano in quinta posizione e stiamo aspettando di vedere, vediamo Beto in sesta posizione. Ecco il nostro Andreino Cesari che anche lui ha l'inseguimento, bravi ragazzi. Vediamoli. Potete vedere. Ragazzi, il gruppo è folto, diciamo che sono due gruppi, gruppo dei leader e gruppo degli inseguitori. È ancora molto compatto, ma Nicola Montalbini sta imponendo il suo ritmo, a differenza di gara 1 è partito in testa, ha strada pulita, la condizione preferita per il Nicola nazionale e grazie alla pulizia di guida lo vediamo molto più pulito quest'anno rispetto all'anno scorso. Sta già allungando su Mattia Torraco che non è più in seconda posizione, ma comunque sta ancora lottando per il podio. Grande Mattia. Signori, non è più in seconda posizione del campionato internazionale, ma per l'italiano è saldamente in seconda posizione. Bravo Mattia. Primi due giri comunque ricordiamo Mattia Torraco in seconda posizione assoluta e adesso sta lottando per il podio. Si avvicineranno e li vediamo che stanno arrivando. Li vedremo sul salto, dovrebbe arrivare per primo Nicola Montalbini, eccolo, in arrivo sul salitone, sentiamo, ecco, grande Nicola, grande controllo, e vediamo chi sbucherà, 146, Stefan Schreiber, e vediamo, non abbiamo visto passare Mattia Torraco. Non abbiamo visto passare Mattia Torraco, purtroppo è successo qualcosa al nostro Mattia. Aspettiamo Cesari. Eccolo qua Andrea Cesari. Beto, Ventura, Venturino. E grande gara degli italiani, ma concentriamoci sull'affermazione di Nicola Montalbini. Non abbiamo visto passare. Ecco Mattia Torraco, probabilmente ha avuto una defiance in qualche curva o lottando con gli altri ha subito un contatto duro ed si sarà purtroppo fermato in una parte del circuito. Vediamo che il mezzo non sembra avere problemi tecnici, quindi è stata sicuramente
un accanito duello a fermarlo sul circuito, e comunque Mattia è un leone, siamo sicuri che saprà dare il tutto per tutto per cercare di rimontare e rientrare in zona punti. Comunque grande Mattia, ha fatto una splendida partenza e ha lottato per i primi giri nelle prime posizioni. Vediamo adesso il passaggio di nuovo. Certo, signore, purtroppo anche il sole che sta calando non vi permette, ma vediamo Schreiber che esegue dei numeri da panico, ma veramente da panico. Il nuovo ragazzino di 15 anni portoghese non è partito perché ha dovuto spremere troppo il mezzo in gara 1 per tenere il passo di Nicola. Lo vediamo, perfetto, spettacolare Pennella. Signori, Schreiber in quarta posizione, non molla, ma il pericolo arriva da il secondo in classifica, che veramente sta aggredendo con violenza la pista per riguadagnare i metri che lo dividono da Nicola Montalvini. Gap che Nicola si è creato e si è conquistato. Dillon Zimmermann mi sembra terzo con il Can-Am, il vincitore di gara 1, quindi allo stato attuale Nicola Montalvini risulta vincitore di giornata assoluto. Ci dispiace per Mattia Toracco, veramente ci aveva fatto sognare con una partenza incredibile e i primi tre giri di fuoco. Vediamo che Mattia Toracco sta comunque rimontando sul penultimo con grandi rischi, sta dominando, una grande voglia di rimonta, grande Mattia. E mi sa che questa volta le quattro pappine da Nicola non se le ha prese. I due ragazzi scherzano sempre, Mattia sta crescendo tanto e Nicola anche lui cresce sempre ogni anno, come se fosse un ragazzino, non si accontenta di essere il migliore e ogni anno va verso orizzonti nuovi, e questo è sinonimo di essere un grande campione, di non vedere anche nella propria supremazia un fine, ma il fine è sempre quello di migliorare, e questo è importante. Vediamo che stanno arrivando. Grande Nicola! Nicola è passato, adesso vediamo il secondo, numero 161. Vediamo Schreiber, signori, Madonna, il 161, un rischio della Madonna, sembra che Schreiber stia mollando, ma il 161 e Zimmermann non mollano, il 161, signori, è il Tony Sousa Borgia. Il pilota che abbiamo fatto intervista, che diceva sempre bene bene, bravo bravo, e grande Tony, un leone, si conoscono benissimo con Nicola, sono stati compagni di squadra, grande stima di Tony Nicola, grande stima di Nicola in Tony. Ma signori, se i due si mettono a combattere in pista, per quanto mantengano la correttezza, sono sicuramente due piloti molto duri e che non mollano un millimetro. Quindi si predispone una grande gara, vediamo Torraco in rimonta, e Torraco già ha riagguantato la penultima posizione, spettacolare signori, Torraco sta guidando come Nicola Montalvini in questa gara 2, quindi anche lui conferma la sua crescita, uno step in una gara può capitare, ma l'importante è vedere il pilota che migliora, che aumenta la sua prestazione e che tecnicamente c'è, poi il risultato di una singola gara lascia sempre solo il tempo che trova. A sempre vedere come lo si è ottenuto, cioè se con bravura oppure semplicemente con fortuna. Nicola Montalvini sta pennellando le curve, sembra quasi che non usi il mezzo, mentre vediamo uno Schreiber che dà sempre, mostra sempre quanto lui possa controllare il mezzo al di sopra dell'umano, cioè ciò che è possibile. Ed ecco che Nicola Montalvini sta arrivando. Ha girato, quindi arriva. Sentiamo i motori, eccolo, grande Nicola, il perfetto controllo, mica tanto. Adesso vediamo Zimmermann, ed ecco Tony Sousa Borgia
Grande Tony, poi vediamo Stefan Schreiber. L'irruenza di Tony è devastante, deve aver fatto qualche imprecisione da qualche parte. E comunque il nostro Dillon Zimmerman, l'americano, non molla e si conferma sempre l'uomo che non può tenere testa in queste condizioni a Nicola Montalbini, ma è sicuramente l'uomo che riesce a contenerlo evitando distacchi abissali e quindi comunque mettendo pressione al nostro Nicola Nazionale. Andiamo a passare, vediamo Beto, dovrebbe arrivare a poco l'Andrea Cesari, vediamo Ventura, grande Ventura. La Peppa, grande Torraco in rimonta piena. Il 33 è Amerigo? Ettore, guardami Amerigo Ventura che numero è. 118. Amerigo Ventura è 6. Grande, grande rimonta di Torraco che si sta adesso, si scontrerà con il giovane Ventura, il metà Ettore Ventura. E anche ragazzi, Ettore Ventura è un ragazzo giovanissimo, ancora più giovane di Andrea Cesari Junior, e lo vediamo comunque sempre aggressivo. Mi sono perso. Ecco sempre Nicola Montalbini, mi fa, arriva vicinissimo, fa una traiettoria, sfrutta ogni millimetro ma più lenta. Ed ecco Dillon, signori, su quel salto, sulla corriera, il salto della corriera. E anche il Dillon però ha migliorato. Tony Sousa Borges col suo KTM, con la sua Yamaha di quad. Comunque spettacolare, vediamo KTM del Team Flying Davis squadra con Stefan Schreiber, aggressivo. Ragazzi, vanno praticamente tutti uguali, una leggera supremazia di Nicola Montalbini. Poi nella video intervista dopo gara chiederemo a Nicola se ha dato tutto per tutto o se si è semplicemente limitato a controllare i 4 secondi di distacco che lo dividevano. Vediamo un altro portoghese che ha fumato. Ma che freddo, ragazzi, fa un freddo pazzesco. Ecco Nicola Montalbini, non so se lo vedete, ma ha pennellato è stato un compasso. Dillon altrettanto, non così pulito ma molto vicino. Il Tony che ormai è stato riagguantato da Schreiber, e non esiste cosa più brutta che avere Schreiber a calcagna. Schreiber è un pilota concreto, rispettoso, ma è un pilota che mette le ruote in posti impensabili, è impossibile prevederlo, e questo fa di lui un personaggio molto scomodo da avere alle spalle. Ecco Nicola, sempre perfetto, sinceramente lo vediamo molto in controllo. Dillon, anche Dillon ci sembra molto in controllo, comunque ci sta dando per prendere Nicola. Ecco il nostro Tony Sousa Borges, mitico Tony, che sta rintuzzando gli attacchi di Stefan Schreiber e di un altro concorrente internazionale alle sue spalle. Mi guardi il numero del quarto là? No? Quello là. Prossimo giro quando passa. Quello dopo Schreiber. Quindi del quinto. Quinto quello là. Allora abbiamo Nicola Montalbini al primo posto con un 4-5 secondi su Zimmerman. In terza posizione abbiamo Tony Sousa Borges. In quarta posizione abbiamo Stefan Schreiber. E in quinta posizione probabilmente il numero 124 Davide Kulpera. Però aspettiamo, vediamo il nostro Torraco in rimonta piena.
che ha riconquistato anche la posizione di Beto Santos. Grande Mattia, grande gara, veramente una grande gara, e soprattutto sta dimostrando di non lasciarsi prendere dallo sconforto e di essere un pilota aggressivo che dal primo all'ultimo metro ci dà veramente tanto del gas. Succede qualcosa, non importa, il signore Mattia Torraco ce la mette tutta, anche un po' troppo. Grande Mattia. Ed ecco che arrivano i primi. Doppiati, pericolosissima la situazione. Ricordiamo che già in gara 1 un doppiato aveva causato la fuoriuscita di pista di Nicola Montaldini. Arriva sempre in controllo. Lo vediamo al salto della corriera, guardate il risultato. Almeno mezzo metro in più di Zimmermann. Ecco Zimmermann, e anche lui ha imparato. E adesso dovremmo veder passare nell'ordine del Tony Sousa Borgia, Stefan Stani Sousa Borgia, Stefan Schreiber. No, il Stefan Schreiber ha perso una posizione, e il numero 124 Kuiper. Signori, Kuiper sta dando veramente il massimo. Era il pilota, tra l'altro, che continuavamo a scambiare per Andrea Cesari, perché gli leggiamo solo il 12, non il 124. Probabilmente non è la pista per Schreiber. Si dice che Schreiber necessiti di una pista molto rovinata per mettere in luce le sue doti vincenti. Ovviamente resta sempre uno dei migliori piloti europei, ma non riesce a dare quel quid in più che probabilmente invece gli riesce sulla pista rovinata. Ricordiamo che tra gara 1 e gara 2 la pista è stata ovviamente sistemata. Ecco Torraco che si sta lanciando all'inseguimento di un pilota internazionale con l'Honda, e ha messo dietro anche un altro pilota con Kawasaki. Beto sempre spettacolare sui salti. E vediamo l'Ettore Ventura, il 33. A Peppa non me l'ha chiuso, meno male che è andata bene lo stesso. Speriamo che l'audio sia decente. Signori, sospensione della videotelecronaca e ripresa un secondo per salvare il file.